È piacevole segnare, fa piacere a tutti, è inutile nasconderlo. Poi quando puoi segnare significa anche vincere, è ancora meglio, è veramente meglio. Gol molto bello anche in queste circostanze, però c'è stato un buon lavoro da parte dell'attaccante, Latina, il velo di Rosina, in queste circostanze un discreto pallone lavorato da Maniero. Sì, sì, sicuramente in tutte e due le occasioni come ti arriva il pallone e in che situazione vuol dire tanto, quindi è stato bravo Riccardo a tirare a sé il difensore, cioè a portarlo via dalla zona mia e poi darmi la palla, quindi ha sicuramente fatto un buon lavoro. Bari che si è fatto apprezzare per la gestione della partita, quanto vi hanno aiutato i ritmi non altissimi? Ma guarda, secondo me più che altro siamo stati bravi noi a cercare di tenere il pallone, a cercare di fare in una situazione dove sei in vantaggio, a cercare di far correre la palla invece di correre noi dietro agli altri. Ti ripeto, l'unica cosa che ci possiamo sulla quale dobbiamo un po' lavorare è cercare di chiudere la partita. Questo è perché insomma le partite sull'1-0 da che mondo è mondo sono sempre in bilico, mischie, gli ultimi minuti cominciano magari a venire avanti in tanti, rimpalli, può succedere di tutto, quindi su quello dobbiamo essere ancora più squadra. Secondo me questa è una partita molto difficile, i ragazzi sono stati applicati e umili e hanno secondo me migliorato molto nella gestione della palla, che è un nostro principio e che vorremmo mantenere in maniera sempre più qualitativa. Credo che il Lanciano contro lo Spezia in casa abbia determinato la partita e quindi il maggior possesso palla è stato proprio del Lanciano. Noi oggi l'abbiamo tolta cercando di rallentare non i ritmi, perché poi ogni volta che trovavamo i varchi giusti acceleravamo, secondo me anche con i giusti tempi di gioco. Soprattutto nel secondo tempo siamo stati secondo me molto molto abili in tante circostanze. Abbiamo interpretato la partita in fase difensiva in una maniera, in fase offensiva in un'altra. Ripeto, penso che considerando il valore dell'avversario abbiamo fatto un'ottima gara, una buona gara perlomeno, e peccato per il risultato finale.